Prego. Grazie. L'incapacità di adoperare la scelta equivale alla volontà di manomettere ogni possibilità di scelta, perché l'azione è il presupposto di ogni pensiero. La bruttura della discrezione è la vergogna dell'assenza personale. Assenza non essenza, perché un essere assente non è adornato dal virtuosismo dialettico e dal vizio di parola. Dalla forma che infine non mostra mai l'orrore fallico, e nonostante ciò sconforta ancora più profondamente, creando un senso di perdita, creando un'impronta pesante sull'apparizione, sparizione, che muove il desiderio, frutto di una perversione letteraria e del superamento quotidiano delle proprie mestizie. Anzi, l'assentato è costellato da un'aura di benevolenza incrementata dalla sua mancanza. E ciò rende l'adultero del pensiero odierno un illuminato. La castrazione della curiosità va di pari passo con il silenzio insolente dell'ignoranza, che, ben consapevole del suo claudicare, caccia la testa sotto i suoi escrementi, considerandoli infine l'unica forma di conoscenza e di sapienza possibile. Uno sfregio e spregio della persona, che corrode i lineamenti alla ricerca di un piacere non del quotidiano, un effimero sapere, una benevolenza che nuoce al conoscere. L'informazione decresce con l'aumento della regolarità, e niente più regolare di una persona assente nella scelta. L'entropia enuncia in maniera egregia questi principi. La pura regolarità conduce ad un crescente impoverimento e c'è bisogno della maschera per riconoscersi ed oltrepassare il nostro falso io. C'è bisogno di un oscuramento, della dimostrazione del proprio falso, del tarocco. Il vampiresco, l'eroe capovolto, e ne è un esempio in questo falso, poiché la sua immagine non si riflette negli specchi. E tra l'altro racchiude un gusto dell'orrido, che è una trasfigurazione, una rottura, una bruttura che conduce a sé tramite questo rimando sacrificale e sanguinario dalla dannazione perpetua. La fedele dipendenza accompagna la fascinazione maledetta, in questo caso, nel caso del vampirismo, che è molto esplicita nelle sue manifestazioni, eppure l'evidenza dell'inganno non contrasta ma aiuta l'appello. La maschera non presuppone una fuoriuscita, un'assenza, anzi semmai ingigantisce l'io, altro che assenza. L'io è più presente che mai e parla come farebbe un madrigale o coro polifonico, il tutto mantenendo la stessa identità, la stessa struttura. L'amore per le cosiddette arti produce, come direbbe Baudelaire, un divorzio via via più sensibile tra lo spirito e il bruto. La copulazione materiale è del bruto, l'irismo del popolo, l'artista non esce mai da se stesso. Aspirare ad un altro corpo non è gioviale, creativamente parlando, ma manomettere il proprio corpo, permettere di restare nel proprio corpo, attingendo a delle sfumature schizzoidi, complesse, porta a catalogare e conferire un senso. Come le migliaia e migliaia di particelle che costituiscono il nostro corpo, delle piccole identità, che, come possiamo chiamarla, la somma delle singole parti. Certo, questo discorso per un essere infinitamente piccolo cambia, quindi si deduce la relatività dell'evento e la contestualizzazione attraverso una considerazione autopoietica dei fatti. Trovo
trovando una possibilità di comunicazione variabile per le diverse scale di grandezza, al contrario di una torre di Babele dove regna la dissolutezza, sempre a conseguenza di un ibris ingombrante. Inoltre, tendo a puntualizzare la non azione kierkegaardiana come un evento funesto priva di comando. La negazione come scelta, l'assenteismo come scelta, l'adesione come scelta, il conformismo come scelta, non sono altro che pidocchi dell'essere, gli stessi pidocchi dell'enigma edipico, o i pidocchi del pensiero di Emilio Ganda, me, io, noi, voi. Hanno in comune un centro esistenziale bucato, strappato. La non scelta è non a caso severamente condannata anche dal più sommo dei poeti, che è Dante, e relega le anime degli ignavi nell'antinferno, perché considerava le stesse meritevoli non solo del paradiso, ma persino dell'inferno stesso. Attraverso le parole di Virgilio, Dante lo descrive in questi termini. E non si può pensare senza identificazione. Ogni determinazione, identificazione. Ma attenti ai pronomi, che esaltano l'ibris, portando verso di voi l'ira di qualche dio.